Benvenuti su Calcio 360. Gabri Veiga si sta preparando per il suo imminente passaggio al Napoli, o almeno così sembra. Ma più passano i giorni e più sembra infittirsi il mistero. Gabri Veiga vestirà la maglia del Napoli o resterà in Spagna? Ve lo sveleremo nel corso del video. Prima di cominciare, ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Nonostante l'accordo apparentemente raggiunto tra i dirigenti del Napoli e quelli del Celta Vigo, che sembrerebbe aver sancito il suo prossimo trasferimento, non si è ancora giunti all'ufficialità. Nel frattempo, il Celta Vigo si trova in trasferta per affrontare la Real Sociedad e la questione principale riguarda la partecipazione di Gabri Veiga a questa sfida, considerando che è in procinto di indossare la maglia azzurra del Napoli. A discutere di questo argomento è intervenuto Rafa Benitez, l'allenatore del Celta, durante una conferenza stampa. Finché Gabri è un nostro calciatore, lo considero un giocatore in più. Devo parlargli e scoprire il suo stato d'animo. Non posso nascondere ci sia movimento attorno a lui. Lo convocherò se non ci saranno novità. Lo vedremo in squadra perché lo dico io, anche se dovesse slogarsi una caviglia. Se dovesse verificarsi quel fatto, avremo qualche possibilità di fare qualcosa. In questo momento, però, il mercato non è così facile e ci sono dei limiti da considerare. Visto il periodo, non è come quando ti presenti ad inizio luglio con i soldi freschi per il mercato. Perdita Veiga? Nessuna squadra vuole sbarazzarsi dei suoi migliori giocatori. Se può far bene a Napoli? Lo vedo bene ovunque per le sue potenzialità. Ci sembra di poter dare per scontato l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli, ma nel calcio, come nella vita, nulla è scontato. E quindi è meglio attendere l'ufficialità. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.